Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto. Parleremo del big match dell'Arezzo femminile contro il Florenzia, che purtroppo si è concluso con la vittoria del Florenzia per 2-1, dunque poteva essere l'occasione dell'aggancio, ma insomma il campionato è ancora lungo. E poi faremo la carrellata delle giovanili dell'Arezzo, e stasera sarà una carrellata nel vero senso della parola, perché c'è Alessandro Baci, che tra l'altro è il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Arezzo, un ritorno. Buonasera Alessandro, visto che avevi già ricoperto questo ruolo. Saluto Elettra Fiorini, ufficio stampa dell'Arezzo Calcio Femminile. Abbiamo tre ragazzi dell'Under 16 che diciamo è, dal punto di vista della classifica, la formazione che diciamo sta andando meglio, quindi complimenti innanzitutto, al di là della sconfitta di domenica, sul quale comunque c'è qualcosa da dire, quindi ne parleremo dopo. Vedremo insomma anche la Berretti, che è un'incredibile vittoria 4-3 in casa del Teramo. È tornata la vittoria anche l'Under 17 di Beppe Forasassi, che avevamo qui proprio settimana scorsa, quindi le cose diciamo stanno andando abbastanza bene. Allora, prima di vedere le immagini, Elettra, ovviamente c'era molta attesa, era la partita, si può dire la partita dell'anno, anche se l'obiettivo ovviamente è in piena, piena disponibilità dell'Arezzo, quello di rimanere e andare della Serie B che conta. È chiaro che ovviamente si pensava al grande colpo. Sì, speravamo in un qualcosa in più. Le ragazze sono state sicuramente vittime di una grande tensione, soprattutto nel primo tempo, che non le ha portate a giocare come solitamente invece ci hanno abituato a vederle giocare. E poi per noi è stata una partita un po' particolare, insomma, partivamo già svantaggiate perché non avevamo Razzolini. Ferma e probabilmente, anzi senza probabilmente, sarà ferma anche il prossimo turno. E poi insomma ci ha voluto dire l'infortunio durante la partita sia del capitano Laura Teci che poi di Giorgia Casula, che purtroppo sarà un infortunio non proprio veloce da recuperare, perché c'è una piccola lesione comunque del crociato. Questo noi ci dispiace tantissimo, perché Giorgia l'avevamo recuperata 2 mesi fa forse dall'operazione che aveva subito al crociato dell'altro ginocchio, quindi insomma non è stata proprio una partita fortunata sotto tutti i punti di vista. Quindi sfortunatissima questa ragazza, sì. Insomma, allora. Perché credo che capiti, no, cioè due volte, no, sì, due volte modo, nel giro di nemmeno un anno, perché sì. L'anno scorso si era fatta male a marzo, quindi insomma. Quest'anno sì, quasi, vabbè, comunque auguri ovviamente a Giorgia. Adesso vediamo le immagini, la sintesi con Riccardo Buffetti. Continua la grande cavalcata verso la salvezza di Arezzo Calcio Femminile, grazie alla vittoria di domenica scorsa 1-0 contro la Magnese. Partita decisa dal gol di Verdi. Quest'oggi però si può scrivere un pezzo di storia dell'Arezzo Calcio Femminile. Giocano infatti per il primo posto in campionato al Centro Sportivo Giunti Arezzo e Florentia. Il match valido per la 18ª giornata del campionato nazionale di Serie B. La terza del girone di ritorno, l'andata terminò 1-1 in casa del Florentia. I gol furono di Razzolini per l'Arezzo e di Nocchi, gol dell'ex per la squadra attualmente prima in classifica. Rocher. Il tocco per Nishi, attenzione a Nishi, Nishi! E arriva il gol del Florenzia al 7° minuto di gioco. Grave disattenzione da retroguardia retina, e Nishi che ha tagliato benissimo il campo alle spalle di Binazzi e Aterini. Insacca con un pallonetto l'1-0, si sblocca subito l'incontro al 7°. Il Florenzia si porta in vantaggio con la numero 17, Nishi. Errore di Aterini, attenzione a Nocchi. Nocchi si muove verso la porta difesa da Antonelli. Nocchi, passaggio all'indietro per Nishi e sbaglia clamorosamente. Ancora Vicchiarello, in mezzo a due. Vicchiarello se ne va ad Aterini. Il passaggio verticale a cercare Nishi. Poi Nishi lascia la testa a Nocchi. Nocchi il sinistro strozzato, la palla termina fuori. Altra clamorosa occasione per Nocchi e per il Florenzia. Allontana Tuna, poi Agliai a verticalizzazione a cercare Nocchi, parte in posizione regolare, Nocchi, la palla termina fuori, fischia l'arbitro, parte Binazzi verticale a cercare Di Fiore, arriva l'intervento di Agliai, Arzedi, colpo di testa, è regolare, posizione di Verdi, palla alta sopra la traversa. Che occasione per l'Arezzo con Laura Verdi. Applausi per la conclusione dei Verdi. Adesso l'Arezzo che ci crede.
l'occasione più nitida dell'incontro per Arezzo per trovare il gol. Verdi non l'ha sfruttata. Situazione ancora da Florenza, il cross al centro, arriva Nocchi, c'è il raddoppio del Florenzia con Nocchi al 24esimo. La partita si chiude con il gol di testa di Nocchi, che è saltata indisturbata in mezzo a giocatrici dell'Arezzo, e il Florenzia raddoppia. Naticchioni prova ad alzare ancora il cappellino, Naticchioni, la palla arriva a Carta, Carta, il destro di Carta, il gol di Carta, il gol di Isabella Carta, partita riaperta al 39esimo, Carta riapre la gara. Bellissimo il taglio di Isabella Carta e il destro che si infrange all'angolino imparabile per Leoni, che trova il 2-1 e adesso una bolgia pazzesca qui al centro sportivo Giunti. Moscia verso il primo paro, allontana Buonaiuti, ma finisce qui la partita. Arezzo non riesce a fermare il Florenzia, ma comunque è una buona prova quella delle ragazze Amaranto, nonostante gli infortuni, nonostante tutto. Escono comunque sconfitte. Siamo qui con mister Lorenzini. Mister, quest'oggi è arrivata la seconda sconfitta stagionale dell'Arezzo, la prima in casa contro il Florenzia, ma un Arezzo che si è giocata fino all'ultimo minuto. Sì, visto poi come è andata la partita, sì. Diciamo c'è il rammarico per un primo tempo praticamente regalato all'avversario. Dopo nel secondo abbiamo sicuramente fatto meglio, abbiamo cercato di rimettere in piedi la partita. Poi sul 2-0 non era per niente semplice. Però abbiamo dimostrato negli ultimi minuti, o meglio, in tutto il secondo tempo, grande carattere e guardiamo al futuro con serenità comunque. Ecco, oltre l'infortunio di Razzolini, poi durante la gara sono fatte male Teci e Casula. Ti chiedo, come hai vissuto questa sensazione, anche dover cambiare modulo quasi per forza, e come stanno le ragazze? Innanzitutto le ragazze non stanno benissimo, ecco, questo è credo il dato più preoccupante. Per quanto riguarda poi i cambi di modulo, chiedo sempre alle ragazze di essere pronte ad ogni evenienza. Certo, diciamo che sono state due settimane poco fortunate. E adesso c'è a preparare settimana prossima la gara contro il Perugia. Sì, un'altra partita importante, come del resto lo sono tutte. Intanto vediamo di assorbire questa sconfitta con serenità, con maturità. E poi guardiamo insomma la partita di domenica col Perugia, come facciamo sempre. Cerchiamo di andare a vincere e poi vediamo un po'. Siamo con Laura Verdi. Laura, quest'oggi è stata una sconfitta per l'Arezzo, nonostante diciamo, la squadra ci abbia creduto fino all'ultimo. Sì, il primo tempo, per il primo tempo diciamo meritata, per il secondo tempo no, meritavamo sicuramente qualcosa in più, però diciamo secondo me abbiamo iniziato a giocare nei secondi 45 minuti e poi dopo non c'era più tempo, anche se all'ultimo abbiamo spinto tanto. Ci potevamo meritare qualcosina in più. Ecco, ti chiedo, quanto hanno condizionato la gara gli infortuni, oltre a quello di Razzolini, anche quelli di Teci e Casula? E sai, nel calcio non sempre la fortuna gira dalla tua parte. Sicuramente l'infortunio della Razzo ha pesato, perché comunque davanti è il nostro punto di riferimento. Anche soltanto quando siamo un po' in difficoltà, alziamo la testa, sappiamo che c'è lei anche per un lancio lungo, per farci rifiatare. Carta e Lucrezia Di Fiore hanno fatto un grande lavoro, non avevamo mai giocato con questo modulo qui, quindi abbiamo cercato di ovviare alle assenze e non ce l'abbiamo fatta, però. Ecco, adesso testa domenica, c'è da preparare il derby contro il Grifo Perugia. Esatto, la partita che contava secondo me non era quella di oggi, perché avevamo tutto da guadagnare, prendiamo quello che viene, testa domenica prossima contro il Perugia e avanti. Poi questo pallonetto è un po' anomalo, eh? Sì. Perché non è, hai visto come è partito? Sì, in effetti. Cioè, sì. Forse l'ha presa male e si è aiutata dal campo. È aiutata dal, sì, campo, aiutata, sì, dal campo sicuramente. È andata come è andata questa volta. Beh, l'importante, come ha detto anche nel servizio Laura Verdi, è adesso cercare di riprendersi. Comunque noi venivamo da una serie di vittorie molto importanti, ci avevano permesso di avere un buon distacco, quindi di poter prendere fiato rispetto alle nostre inseguitrici. E insomma questa era una partita che ce la giocavamo un po' così, no? Come va, potevamo anche permetterci di fare questo. Saranno ora le prossime, le partite invece che, in cui dovremo cercare in tutti i modi di fare punti, anche perché ci aspettano tre squadre che
sulla carta sono sicuramente abbordabili, tre turni che dovremmo riuscire, insomma, sono tre turni da vincere. E quindi adesso è qui che arriva l'impegno più importante. Ci fermiamo, riprendiamo tra poco, anche vediamo il quadro dei risultati, tra un attimo. Allora, stiamo parlando della partita tra l'Arezzo e il Florenzia, persa per 2-1. Prima di vedere un attimo i risultati, tra l'altro a pochi metri di distanza, nello stesso momento, stesso risultato tra la prima squadra dell'Arezzo maschile e femminile, e anche un gol dell'ex con Corradi da una parte che non ha esultato. Qui abbiamo visto invece un'esultanza della Nocchia abbastanza, diciamo, sì, è giusto, per sì, carità. Sì, c'è stata una piccola disquisizione a riguardo, perché dopo la partita Isotta non è andata a festeggiare con la sua squadra, ma è rimasta con noi, è andata a cena con le nostre ragazze. Ah, sì, eh? Sì, perché comunque sono rimaste legate, molto certo, legate dall'anno scorso, poi comunque alcune di loro vivono a Firenze, quindi la conoscono anche bene. E quindi c'era questa disquisizione sul dovevi esultare o meno, c'era Lidia Arzedi che gli diceva non dovevi esultare. E lei diceva no, ma quando ho fatto gol che però siete venute voi a Firenze... Ho cercato di essere tranquilla, non ho esultato tanto, faceva stavolta non lo potevi concedere. Aveva già dato all'andata. Aveva già dato all'andata, sì. Allora, vediamo i risultati anche per capire, insomma, la situazione, sempre dal sito a tutto campo. Allora, femminile Juventus Torino, amicizia Lagaccio 0-1, colpo esterno anche della Lavagnese in casa del Livorno 2-0, 6-0 della Novese in casa del Luserna. E poi abbiamo il Molassana Boero che batte Perugia 3-2, Musiello Saluzzo 1, Romagnano 2, Torino 4, Lucchese 1. Vediamo allora anche la classifica, dove la Florenzia balza a quota 45, Arezzo che comunque mantiene il secondo posto abbastanza netto a quota 39, 5 punti di vantaggio. Ecco, semmai c'è da registrare che la vittoria della Novese, diciamo, porta due squadre a meno 5, quindi Novese e Lavagnese a 34, solo una delle due potrà proseguire nel cammino, Juventus-Torino che ancora è in bazzica, e qui la situazione, diciamo, l'obiettivo termina perché le altre sono di fatto formalmente retrocesse in quello che sarà, come si chiamerà? Il girone interregionale. Girone interregionale, fino ai 5 punti del Pisa femminile. Vediamo allora anche il prossimo turno, eccola qua. Vediamo allora questa Novese che riceve il Musiello Saluzzo, quindi non è che c'è da farci particolare affidamento. Femminile Juventus Torino che gioca in casa della Lucchese, e anche questa partita non dovrebbe avere storia. La Lavagnese in casa col Torino e il Perugia con l'Arezzo. Queste formazioni che di fatto non hanno più obiettivi, cioè vedi dei risultati, ecco, tutti scontati, o stanno vendendo cara la pelle? No, non è vero, stanno vendendo cara la pelle, poi dipende un po' quale squadra si va a vedere, però comunque ci sono squadre come la Molassana, come il Romagnano, che insomma, devo ammettere, stanno continuando ad esprimere un buon gioco e a farsi valere sul campo. Poi ecco, c'è sicuramente il Perugia che sicuramente avrà la possibilità di fare tre punti di qui alla fine della stagione, li vorrà fare con noi domenica, quindi c'è il derby, insomma, per via del derby, sì, quindi insomma noi dovremmo stare con gli occhi sicuramente ben aperti. Allora, qui stiamo vedendo le marcatrici, in testa c'è proprio Isotta Nocchi, complimenti per questi suoi 15 reti, poi Cama della Lavagnese, Ponzio del Torino a 14, poi Razzolini e Carta che ha raggiunto proprio Razzolini a quota 12. Oggi è il compleanno di Carta. Auguri a Carta. Sì. Quanti anni fa? 19, piccolina. Anni. Piccolina, ma è tosta. Sì. Allora, volevo chiederti, si diceva, ecco, ci hai detto appunto dell'infortunio di Casula, l'infortunio invece di Razzolini, cioè che notizie abbiamo? Ma l'infortunio di Razzolini è un infortunio comunque di primo grado, cioè uno stiramento del collaterale di primo grado, così da letteratura la ripresa è stimata dalle 2 alle 4 settimane, ormai una settimana e mezzo si può dire, insomma è già stata ferma, e soprattutto lei è una ragazza molto precisa anche nella fisioterapia, fa tutti gli esercizi, tutti i giorni la TECAR, quindi insomma si pensa in 3 settimane di riuscire a recuperarla, quindi magari forse insomma per l'ultima partita prima della pausa potrà
potrà riuscire a rientrare in campo. Comunque rosa purtroppo ristretta in questo momento. Sì, in questo momento abbiamo una rosa un po' ristretta, ma sicuramente arriveranno degli aiuti dalla primavera, che tra l'altro sta facendo un ottimo lavoro con mister Goretti, quindi saranno degli aiuti importanti che ci permetteranno comunque di affrontare al meglio queste settimane. E ora ci vuole la fantasia di Max Lorenzini. Non gli manca, quindi sicuramente si inventerà qualcosa per sopperire. Allora, intanto chiedo, prima di entrare nel tema del settore giovanile di Arezzo, come segui con simpatia, diciamo, questo calcio femminile, come sì, ti pare? Mi sto appassionando. Questo sabato proprio volevo andare a vedere la partita, solo che abbiamo sempre contemporanee con partite nostre, scouting, e quindi non sono potuto andare, però ho visto il filotto di vittorie, quindi era poi, sai, contro la Florenzia, insomma, sempre mi è dispiaciuto che hanno perso le ragazze, però insomma stanno facendo un grande lavoro, quindi onore a loro. Assolutamente. Allora, intanto il tuo ritorno come responsabile del settore giovanile dell'Arezzo, ecco, come è maturata questa cosa e che situazione hai trovato rispetto anche a quella che avevi lasciato? Certo. È maturata, diciamo, i primi di dicembre ebbi un contatto, mi chiamò Zavaglia, quando, poco dopo che si insediò qua, cercavano un nuovo responsabile dopo le dimissioni di Tuzzi, e parlammo, mi fece un po' il progetto, solo che io avevo una situazione lavorativa ancora in definizione, quindi all'inizio, insomma, dovetti rifiutare per questo motivo. Poi dopo ci siamo risentiti a inizio anno, nell'anno nuovo, e niente, c'è stata la proposta, io ho accettato perché alla fine è un po' un ritorno a casa. Per me molti di questi ragazzi già li conoscevo e quindi ho accettato con entusiasmo. Poi c'è stato il ribaltone che è stato inaspettato sinceramente anche per noi degli uffici, però dentro lavoriamo sempre, cerchiamo di fare sempre il meglio possibile. Sappiamo i problemi che ci sono, che sono un po' diciamo agli occhi di tutti, però io penso che le cose si andranno a sistemare, ecco. Ecco, anche perché Matteoni ha sempre detto fin dall'inizio del suo insediamento, esatto. della centralità del e quello è stato anche giovanile. Una cosa che mi ha non potevo dire no, ecco, sostanzialmente. Allora, iniziamo magari da Berretti, anche per dare giusto omaggio a questa bella vittoria esterna per 4-3 in casa del Teramo, che era passato in vantaggio. Adesso dovremmo vedere il quadro dei risultati qui da Campionando a Livorno, vediamo un attimo. Teramo che era passato in vantaggio con D'Andrea, poi c'era stato il pareggio di Gerardini, ma il Teramo era andato sul 2-1 con Tedone, quindi pareggio di Caselli, Arezzo in vantaggio 3-2 ancora con Gerardini, che dunque ha messo a segno la doppietta, il 3-3 di Dorazio, eravamo al 70° su calcio di rigore, e poi il gol partita di Ricci, che dunque si è ristabilito dopo aver avuto questo infortunio l'anno scorso. Esatto, sono felice sia per la prestazione, per la vittoria, però mi va di spendere una parola per Marco, perché è un ragazzo d'oro, è un ragazzo che veniva da un infortunio brutto al ginocchio, si è ristabilito e è rientrato, penso, nel momento più bello, nel senso, partita in 3-3, vieni recuperato all'ultimo secondo, punizione bellissima, fai il gol vittoria, infatti anche c'è stato un capannello, Marco era sparito, non si vedeva più. È stata bene la prestazione, bene la squadra, ma sono felice per Marco perché se lo merita. Eh sì, tra l'altro ce l'ha il colpo su punizione, sì, no? Sì, assolutamente. Allora, abbiamo visto i risultati, con la San Benetese batte Fano 3-1, Ravenna Gubbio 1-1, Reggiana Sant'Arcangelo 0-0, Viterbese Siena 0-1. Ecco, questa è una classifica che qui abbiamo già visto questo lo vedremo dopo, dell'Under 17. Possiamo tornare alla classifica della Berretti, che era partita un po' così a rallenti all'inizio, però adesso con la classifica anche un po' corta la squadra si sta riprendendo, perché siamo a un punto e abbiamo già riposato noi, quindi con una gara in meno, esatto, rispetto alle altre, e vedete che anche il terzo posto è assolutamente alla portata, proprio questa vittoria accorciato, no? Sì, è proprio il Teramo era terzo. Quindi può essere un obiettivo a questo punto, assolutamente. Certo, ci proviamo, chiaramente non è, diciamo, la priorità, però ci proviamo, siamo lì e i ragazzi sto vedendo lavorare bene. È vero che ha avuto nella prima parte di stagione, io l'ho seguita da esterno, chiaramente, alti e bassi, però la sensazione è che adesso stiano lavorando veramente bene. Secondo me la squadra ha dei valori,
in questo campionato possiamo toglierci delle soddisfazioni, ci proviamo ovviamente. Ecco, ovviamente quando c'è anche Gerardini, so, certo, gente che poi è stata anche certo, nella cosa della prima squadra, e chissà se poi potrà ripetersi come è successo per Benucci. Esatto, no? Il nostro obiettivo alla fine è sempre lo stesso, non è fare vincere i campionati giovanili, non è fare i playoff. È chiaro che se li facciamo siamo più contenti perché vuol dire che stiamo lavorando bene, però l'obiettivo è mandare i ragazzi in prima squadra. Quest'estate sono partiti in tre, perché no, in quattro, Ravanelli, Ubirti, Gerardini e Benucci, sì, che vengono comunque tutti dal settore giovanile. Benucci ha esordito, anche Gerardini ha esordito, quindi la vittoria più grande è già ottenuta. E chiaramente lavoriamo perché anche le fasce inferiori negli anni possono avere un'opportunità. Certo. È anche uno stimolo, no? Certo, perché ora Benucci, tra tutte le vicende, che il mercato, eccetera, Benucci adesso è titolare. Questo è dato, chiaro, è dato di fatto. Ed è anche un, a parte un segnale, un aretino che comunque sì, era tanto, sì, tanto tempo, e quindi è importante, dai, creare un movimento alle spalle. Se c'è un aretino che esordisce, può essere il sogno di tanti ragazzi, quindi è bello, veramente. Pubblicità e poi andiamo avanti, andiamo anche dall'Under 16, tra un attimo. Allora, stiamo facendo questa carrellata del settore giovanile dell'Arezzo insieme a Alessandro Baci, nuovo responsabile del settore giovanile dell'Amaranto. Siamo adesso all'Under 17, avevamo proprio qua anche con la simpatia proverbiale di mister Forasassi, che è sempre bravo anche nello scherzare, sì, con i suoi tutte le volte che viene qua, e è ritornata alla vittoria dopo il passo falso con la Paganese della settimana precedente. Vittoria per 2-0, gol di Milanesi, che è il capocannoniere della squadra, e Artini. Fidelisandria Gubbio 0-2, Viterbese Teramo 4-1, San Benetese Juve Stabia 0-3, Bisceglie Fermano 1-5, Paganese Fano 4-1, Siena Racing 0-1. Per questa classifica in testa la Viterbese a 37, Juve Stabia 34, Paganese 29, Teramo Racing Club 26, Fermana Arezzo 24, Gubbio 23, Fano 21, Siena 17, San Benetese 14, Casertana 13, Bisceglie 12 e Andria 6. Anche qui con l'obiettivo sempre della crescita, però anche questa è una squadra che ha alla portata il quarto posto, insomma. Sì, assolutamente sì, considera che venivamo da 4 sconfitte consecutive, quindi 4 giornate fa la classifica era migliore, ma nonostante questo, con la vittoria di domenica siamo là e ci proviamo sicuramente. La squadra si sta allenando bene, domenica ho rivisto un'ottima prestazione nonostante il fatto che abbiamo cambiato anche modulo, siamo passati da una difesa a 3, e quindi il mister ci ha lavorato anche relativamente poco, ma i ragazzi non hanno concesso praticamente niente. È stata una vittoria sinceramente strameritata e quindi niente, siamo lì e lottiamo fino alla fine ovviamente. Poi se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo siamo contenti lo stesso, insomma. E allora vediamo l'Under 16 anche, che qui è battuta 2-0 dal Racing Club, calcio di rigore contestato, poi ce lo raccontano, realizzato da Quaglietta, e nel secondo tempo il raddoppio sempre di Quaglietta. Pisa Lucchese 2-0, Lecce Sant'Arcangelo 3-2, Paganese Casertana, non lo so se è successo qualcosa, comunque non pervenuto come si suol dire. Andiamo a vedere allora la classifica: Racing Club 21, il Pisa 20, Paganese 19, Arezzo 18, qui anche per il primo posto sì, c'è sì, la lotta, no? Qui siamo, la classifica è molto corta, anche lo stesso, ora il Lecce è un po' lontano anche perché le squadre sono poche, quindi farà fatica a recuperare, però siamo tutte lì. È stato un peccato perdere domenica, ma il campionato che stanno facendo loro è veramente di alto livello, ho visto anche molte partite in cui la squadra si esprime bene e ce la giochiamo un po' con tutti, sai. Quando sono equilibrate l'episodio fa sempre la differenza. C'è stato questo calcio di rigore di cui però i ragazzi non devono mai lamentarsi dell'arbitro. Vediamo, vediamo. Come messaggio noi cerchiamo sempre di dire, beh, certo, che l'arbitro, certo, non deve essere analizzato. Noi dobbiamo analizzare la nostra prestazione e cercare di fare meglio. Poi l'errore c'è stato e pace, succede. Certo, capita. Allora, andiamo, noi adesso rivedremo qualche immagine invece della partita che avevamo fatto, perché era una vittoria con il Lecce. Meglio. Credo, andiamo a salutare, ti chiami, vieni pure su che sei alto. Martelli. Aspetta che mi sa che sei spento, aspetta. Ecco, perfetto. Martelli Giacomo. Ok, allora, credo questa è la vostra prima sconfitta alla nave, vero? Perché so che c'era, o no, avevate già... Sì. Del 2018 sì. Nel 2018, avevate perso la nave, perché mi diceva il mister che le uniche sconfitte erano state alle caselle. Sì.
Quindi giusto. La nave era imbattuta. La nave era imbattuta. Fortino era. Adesso è stata è affondata anche la nave. Vabbè. Allora, com'è andata questa partita? Nel senso che è stata una partita un po' particolare, appunto, messa in salita dopo pochi minuti da questo episodio arbitrale. Sì. Però diciamo che era stata messa subito sul piano fisico. Anche da loro, che sono una squadra tra quelle con cui ci siamo confrontate la più completa, appunto. Questo Helsinki che è primo in classifica. E anche dal punto di vista fisico loro erano una grande squadra. Noi non abbiamo saputo impostare la partita sul piano tecnico, quindi siamo un po' adattati al loro stile di gioco e abbiamo anche sofferto i primi minuti. E lì davanti è stato più faticoso delle altre volte? Sì, anche a livello di gioco è stata una partita un pochino, diciamo, a livello estetico brutta da vedere, però è stata combattuta. Comunque sei soddisfatto della tua stagione anche fino a questo momento? Sì, della squadra soprattutto. Stiamo facendo un ottimo campionato. Ogni partita ora è una finale, anche appunto dalla lunghezza del campionato. Perché voi siete 3, 6, 9. Quindi è un esperimento poi questo campionato. Sì, sperimentale. Ecco. Va bene, grazie. Andiamo da? Sestini Daniele. Allora, quindi insomma è una gara che va dimenticata in fretta. Sì, diciamo di sì, anche dal punto di vista del gioco non abbiamo espresso il nostro miglior gioco questa partita. È stata condizionata da un episodio che comunque secondo me ha condizionato soprattutto l'arbitro, perché dopo ci ha concesso anche poco, però noi dobbiamo cambiare marcia. Ecco, andate dove? A Caserta. Subito questa o dove riposate? No, c'è il turno di riposo. C'è il turno di riposo e poi... A Caserta, che è l'ultima in classifica, quindi sì, diciamo, potrebbe esserci. In casa ci abbiamo perso, quindi abbiamo voglia di farci, insomma. Certo, quindi ve la ricordate questa gara. Ecco. Che poi voi siete una squadra che magari fate fatica a volte a trovare il gol, però poi quando lo trovate è difficile. Se sappiamo chiuderci dietro dopo, comunque diciamo che secondo me abbiamo visto tutte le squadre, ce la possiamo giocare con tutti, secondo me. Bene. E andiamo infine da Francesco Fazzuoli. Eccolo qua, difensore, questo me lo ricordo. Allora, mi pare insomma lo spirito di squadra, anche perché ormai giocate insieme da quando? Dall'anno scorso. Dall'anno scorso, quindi quanto è importante con questo cammino? È fondamentale. Cioè, se ci fossimo divisi quest'anno sarebbe stata una grossa perdita per tutti, perché magari qualcuno andava a giocare in un regionale, qualcuno giocava sotto quote, quindi ci saremmo persi. E bisognava creare tutto da capo il prossimo anno con l'Under 17. Così invece si può fare bene questo campionato e abbiamo già le basi per il prossimo anno. È quello che infatti ci diceva anche Remo Banchetti l'anno scorso, no? Che sperava proprio che facessero Alessandro, no? Questo campionato Under 6. Esatto. Diciamo che ancora è sperimentale, ci sono, mi pare, non vorrei sbagliare, 19 squadre che lo fanno in Lega Pro, quindi chiaramente i gironi sono due, considerando anche le distanze, un girone da 10 e un girone da 9. Chiaro che non è ideale, però è importante perché i ragazzi comunque affrontano già un percorso professionistico. Magari loro hanno detto bene, qualcuno rimaneva a far parte del gruppo 2001, quindi sotto età, e la maggior parte venivano dati in prestito un anno. In questo modo hanno l'opportunità di lavorare con lo stesso gruppo, perché più o meno sono lo stesso gruppo dell'anno scorso, e con lo stesso allenatore, che è chiaro che è un vantaggio per loro e per il campionato anche che faranno l'anno prossimo. Allora, qui stiamo rivedendo la prodezza della... Mercadante. Ve l'aspettava, la vostra reazione a questo gol qual è stata? No? Diciamo che è entrato in campo molto motivato e lui ce l'ha queste giocate. Questi colpi. Sì, quindi ha fatto un gran gol, però è nel suo DNA. Ecco, quindi ci deve credere, insomma. In sì, questi, sì. Ecco. Perché poi ci sono delle ottime individualità anche in questo gruppo, no? Che magari devono ancora emergere. Però messe tutte al servizio della squadra, certo. Ci rendono molto più forti. Assolutamente. Bene, grazie, complimenti. Grazie. E andiamo adesso a vedere l'Under 15. Qui, anche qui è stata la partita con la Casertana, che qui è finita invece 2-4 per la Casertana, che è andata sul 2-0 con De Iorio e Di Martino, anzi 3-0. 4-0, le conto mentre lo leggo con te, e poi c'è stato il gol di Sinani, poi me ne manca uno, però allora forse ce lo racconti meglio se te lo ricordi. Il secondo tempo, secondo il marcatore non me lo ricordo. Sì, vabbè, comunque è uguale, importa. Comunque 4-2. Partita difficile anche da raccontare, perché
siamo andati sotto subito, ne abbiamo preso poi subito occasione per noi per pareggiare, palo, ne abbiamo ripreso gol, altra occasione per noi, palo, abbiamo ripreso gol, poi abbiamo preso il quarto, la squadra, i ragazzi sono un po' sbandati, abbiamo accorciato le distanze prima dell'intervallo, il secondo tempo, francamente, quando abbiamo fatto il 4-2, visto che il calcio è strano, c'era tempo e quindi un po' credevo nella rimonta. I ragazzi in secondo tempo ci hanno anche provato. Nel primo tempo un po' di sfortuna, un po' di sbandamento ci sono costati, però insomma è una squadra che lavora bene, l'allenamento lavora molto bene, sbaglia tante occasioni purtroppo, ma non solo con gli attaccanti, anche con i centrocampisti, con tutti gli effettivi. E quindi è una squadra che sta facendo un campionato particolare. Abbiamo anche dato via un ragazzo importante del 2003, che è andato alla Fiorentina, e, però insomma, arriviamo fino in fondo cercando di crescere ancora, non è, il risultato è sempre secondario, più scendi di categoria, meno importante il risultato. Ti faccio una domanda, ecco, per quello che ovviamente si può sapere adesso del futuro, riprendendo anche quello che dissero Zavaglia e Di Iorio, se sono validi, diciamo, quelli che erano i loro piani o se cambierà qualcosa, perché loro dissero, parlarono di una riduzione delle squadre dal prossimo campionato e di, diciamo, instaurare, riprendere i rapporti con le scuole calcio della città o della provincia. Allora sì, l'idea era questa e sinceramente mi trovavo abbastanza d'accordo, perché credo che sia fondamentale collaborare comunque con le società della provincia, lasciandogli anche spazio nei vivai, nell'attività di base. E, al 99% sarà ancora questa l'idea, ora dobbiamo ancora definire, anche perché ora c'era il mercato, quindi insomma il presidente, c'erano altre priorità ovviamente e c'è tempo per impostare il lavoro del prossimo anno, però insomma la linea e l'idea potrebbero essere queste qua. Bene, quindi insomma potrebbe rinascere dei rapporti, no? Certo. Che ci sono sempre stati, poi ci sono sempre stati, però si consolidano. Esatto. Intanto il gol dei giovanissimi era di De Pellegrini. De Pellegrini, ecco, già. Questo per sì, su rigore. Per esatto. Completezza. Sì, sì. E così abbiamo ricordato anche lui. Io ringrazio Alessandro Abbacci, grazie a Elettra Fiorini, grazie a Under 16, e noi ci vediamo mercoledì prossimo.